Se volete acquistare crediti, passate da IGVault, link in descrizione, e utilizzate il codice coupon Malati15, tutto in maiuscolo, per avere il 6% di sconto. Sono veloci, sicuri, affidabili ed economici. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Giovi Spo, dello staff di NMF, benvenuti nella player review di Keylor Navas nella sua versione SIF con 84 di rating. Prima di iniziare questa review volevo chiedervi di arrivare almeno a 70 like o mi piace per questa review. Dai ragazzi, arriviamo almeno a 70 mi piace. Partiamo. Prima pro riflessi. 88 in carta, e devo dire in game si sente tutto ragazzi, perché para dei tiri anche ravvicinati, è davvero difficile da parare grazie soprattutto ai suoi incredibili riflessi. Altro pro, il tuffo, e la sua parata è di tipo acrobatica. Ha un 87 in carta e devo dire si sente, in game si sente, perché riesce a tuffarsi in maniera ottimale. Ultimo pro, rinvio però con le mani. In generale un 70, il rinvio di piedi diciamo è accettabile, però con le mani risultava molto preciso e anche abbastanza potente, devo dire. Unico contro evidente secondo me è la presa, 86, ma in game sembra un 70, un 75 ragazzi. A volte sì, la bloccava, ma tiri relativamente non troppo potenti e anche mediamente potenti, oppure la bloccava in due tempi. Ho notato certe uscite sue che poteva tranquillamente bloccare il pallone, invece no, andava di pugno, la spazzava di pugno diciamo. Altri valori in carta, abbiamo un 61 in velocità o reattività, ed è un giocatore secondo me sì reattivo ma non troppo. Un 61 diciamo per un portiere è un ottimo valore in carta secondo me, però non tanto lo dimostra. Piazzamento 85, ci sta, non è proprio dei migliori il suo piazzamento. È alto 185 cm, quindi per me un portiere abbastanza bassino devo dire, perché l'ideale per me è 1,90 m, però non tanto fa sentire questa sua altezza, perché sui tiri alti diciamo è abbastanza buono e accettabile. Piede preferito destro con 3 stelle e piede debole, utilizzato in una difesa a 4. Alternative abbiamo Handanović, Mandanda, Cech ed altri. Tra le normali ragazzi Handanović è assolutamente fortissimo, tra le leggende Lehmann. Alternativa in base alla Lega ho optato per Diego Alves, secondo me fortissimo e se la compete con Ter Stegen. Nella nazione, nella Costa Rica, per me su foot non ci sono alternative. Paragoni con le altre versioni, rispetto all'IF ha un più 7, rispetto all'app ha un più 21. Io ho provato la versione in form, l'ex versione in form, e devo dire questa è un filino migliore. Differenza di prezzo tra SIF e IF è 17k, tra SIF e app e base è di 44.000 crediti, prezzi per PS4, ed io l'ho pagato 43.500 crediti. Dunque ragazzi, la review sta per giungere al termine, il mio voto finale per questa carta è un 7. 7 perché è un portiere che para a molti pro, pochissimi contro, un solo contro evidente, però comunque subisce davvero, secondo me, abbastanza gol, abbastanza gol. Dunque ragazzi, la review termina qui, arriviamo almeno a 70 mi piace o like per questa review. Dai ragazzi che ci arriviamo. Dunque ragazzi, qui Giovi Spo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!